Beh, voglio veramente ringraziare l'onorevole Sozzani per questo contributo di battaglia, per aver evocato anche alcuni temi scottanti del dibattito politico ed economico di questo periodo, tra cui la cosiddetta via della seta, che come vedete anche di squincio, ma riguarda questo convegno e questo dibattito. Ci ha raggiunti nel frattempo il professor Vincenzo Pepe, che saluto, che è il presidente di Fare Ambiente, per iniziativa del quale c'è questo convegno. Accanto a me si è seduta Elisabetta Gardini, che tra poco interverrà, molto evocata per la sua attività combattiva in questa vicenda. Adesso torniamo ai rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni che vivono nella pelle e nel sangue questo problema, e do la parola a Massimo Trapletti, presidente di Confida. Prego. Grazie e buongiorno a tutti. Io incomincio il mio intervento mostrando due distributori automatici che immagino siano comuni a tutti, perché sono presenti negli uffici, nelle metropolitane, nelle aziende e negli aeroporti, e quindi sono prodotti, distributori che erogano bevande calde, caffè, bevande fredde e snack. Una cosa che sicuramente è meno nota è che noi, come distribuzione automatica, deteniamo una leadership a livello europeo, siamo un'eccellenza italiana, un made in Italy. Dalla nostra filiera appartengono le aziende produttrici dei distributori automatici, che sono leader in Europa per il numero di macchine prodotte che innovano e vendono in tutto il mondo. Fanno parte 3.000 aziende di gestione, nei quali lavorano 33.000 addetti, che erogano un eccellente servizio di caricamento e manutenzione dei distributori presso i punti dove sono installati. Partecipano a questa filiera le aziende che producono i prodotti, per cui innovano e investono per entrare in questo canale, rendendo macchinabili i prodotti che poi vengono utilizzati nelle macchine. E partecipano, come abbiamo sentito anche prima, a società che producono prodotti monouso e che sono specifici per il nostro mondo. Quando parlavo di leadership, la distribuzione automatica italiana è in assoluto la più grande catena di distribuzione di alimenti automatico in Europa. Abbiamo più di 810.000 distributori installati, e questi 810.000 generano la seconda, la Germania, con circa 500.000, e queste 810.000 macchine generano circa 3,5 miliardi di fatturato l'anno e circa 11 miliardi di erogazioni all'anno. Il nostro settore utilizza tre dei prodotti che sono menzionati nella direttiva europea, e che sono tre prodotti che sono tecnici e difficilmente sostituibili. Sono la paletta in plastica, che la direttiva vuole bandire dal 2021, sono i bicchieri in plastica, tra parentesi, paletta in plastica che è certificata e 100% riciclabile, sono i bicchieri in plastica, che la direttiva non dice di eliminare, ma, come abbiamo sentito prima, solo quello di ridurre l'utilizzo entro il 2026, e delle bottigliette in plastica in PET per l'acqua e le bevande fredde. Che la direttiva anche in questo caso non dice di eliminare, ma dice di regolamentare attraverso una modifica tecnica, garantendo che i tappi siano collegati alla bottiglietta entro il 2025, che le bottigliette dovranno avere il 25% di plastica riutilizzata nella loro produzione, e che devono essere riciclate il 77% delle bottigliette entro il 2025. Vi do solo un'indicazione: annualmente nella distribuzione automatica si vendono 750 milioni di bottigliette in plastica per l'acqua.
Eliminare le bottigliette in plastica per noi rappresenta in proporzione la riduzione dei posti di lavoro, perché la maggior parte dei 33.000 addetti sono per caricare i prodotti nelle macchine. Se eliminiamo il 30% delle bottigliette in plastica, in automatico il 30% degli addetti dovranno essere mandati a casa. La direttiva europea, come abbiamo già sentito, ha avuto un iter molto frettoloso, non si sono valutate le conseguenze per le aziende che producono il monouso, che guarda caso sono quasi tutte italiane, non si sono considerate le conseguenze per la catena che utilizza questi prodotti e guarda caso la distribuzione automatica, leader a livello europeo, ancora italiana. E di conseguenza la cosa paradossale è che la direttiva vuole eliminare le palette in plastica, che sono un componente tecnico per i distributori automatici, e come alternativa unica, che come dicevamo prima sono totalmente riciclabili, l'unica alternativa che abbiamo sono le palettine in legno provenienti dai paesi asiatici, che non sono sicuramente riciclabili, che non sono certificabili, e di conseguenza noi dovremo adattarci a questa situazione. La seconda cosa sono i bicchieri. Ancora una volta, i bicchieri sono prodotti tecnici, non si possono utilizzare i bicchieri di plastica che voi trovate nella distribuzione, normale commerciale, perché sono prodotti fatti esclusivamente per i distributori automatici. Quindi sostituire un prodotto che è 100% riciclabile, che è lo stesso prodotto delle palettine, e quindi sempre gli stessi materiali plastici, e sostituirlo con qualcosa che oggi ancora non esiste, perché le bioplastiche le stiamo testando, il problema è che non garantiscono la tenuta alla temperatura di 90 gradi, e di conseguenza oggi non è possibile sostituire i bicchieri. Il settore della distribuzione automatica, a nostro avviso, tra parentesi, non avrebbe dovuto neanche essere incluso nella direttiva europea. Ci sono vari motivi per dire questo. Il primo è che il 97% dei distributori è installato in luoghi chiusi, quindi luoghi come ospedali, uffici, aziende manufatturiere, dove esiste il recupero del rifiuto attraverso le municipali. Quindi, considerando che la direttiva parla di salvaguardare i mari, noi del vending poco abbiamo a che fare con l'inquinamento marino, se il 97% dei distributori sono in luoghi chiusi. Un'altra cosa, come dicevo prima, paletti e bicchieri sono prodotti tecnici, non sono qualcosa che si può utilizzare o sostituire facilmente, e la tecnicità la può garantire soltanto la plastica. E i nostri distributori sono anche negli ospedali, negli aeroporti, nelle metropolitane, e considerate che il monouso viene inserito in una macchina, garantisce l'igiene e la sicurezza alimentare per i consumatori, che alternativamente non saremmo in grado di garantire. Per questi motivi siamo rimasti molto sorpresi quando il Ministero dell'Ambiente ha lanciato il progetto del Plastic Free Challenge, che prende di mira proprio i distributori automatici, con abolizione di determinati prodotti all'interno degli stessi. E il progetto Plastic Free, in nostro modo di vedere, contrasta in più punti con la direttiva europea. Infatti la direttiva europea non dice di eliminare le bottigliette in plastica, ma dice di riciclarle. La direttiva europea non dice di eliminare i bicchieri in plastica o quelli in carta con pellicola in plastica, dice di ridurli. La direttiva europea si applica a tutti i canali distributivi, non solo alla distribuzione automatica. E peggio stanno facendo le amministrazioni locali italiane, ne abbiamo contate più di 100 che hanno emesso ordinanze, mozioni e normative locali che contrastano tra di loro, e soprattutto contrastano con la direttiva. Ci sono alcune città che limitano o eliminano completamente i piatti, altri che i bicchieri, altri ancora le bottigliette in plastica, creando una babele normativa che senza precedenti. In questo articolo, che voi troverete nella cartella, chi ha la fortuna di averla, di Italia Oggi, c'è scritto proprio dove sono le problematiche, e soprattutto racconta come sono illegittime alcune normative prese o ordinanze prese dai comuni, e questo sicuramente non aiuterà l'ambiente, ma creerà soltanto un infinita numero di ricorsi alla giustizia amministrativa.
anche perché non possiamo subire direttive che non hanno una base su cui appoggiarsi, non ci sono leggi, non ci sono, la direttiva deve essere ancora recepita. Allora cosa fare? Qualcuno l'ha già detto prima, l'unica cosa da fare per cercare di salvaguardare i lavoratori e le imprese italiane e soprattutto l'ambiente, perché per quello siamo qui e vogliamo parlare, è quello di trasferire nella legge che riceverà la direttiva europea lo spirito dell'articolo 1 del comma 802 della legge di bilancio, in cui le aziende produttrici e il governo si impegnano entro il 2023 adottare modelli avanzati di raccolta differenziata con reintroduzione della plastica nel circuito produttivo, sperimentare e sviluppare bioplastiche, in particolare, come si diceva prima, italiane, non che vengono dall'estero, e raccogliere informazioni scientifiche e realizzare standard qualitativi. Il fatto che si parli del 2023 fa la differenza tra la crisi che può avere un'azienda che domani mattina è obbligata a cambiare il processo produttivo e l'innovazione produttiva. Per quanto riguarda il nostro settore ha già dato, come abbiamo già sentito dal dottor Ciotti, ha già dato vita e quindi ha già cominciato a lavorare su quello che potrebbe essere una soluzione per quanto ci riguarda. Ricordiamoci che palette e bicchieri sono composte dallo stesso materiale, quindi 100% riciclabile. Abbiamo messo in piedi, come dicevamo prima, insieme a Corepla, Union Plast e Iren sulla città di Parma, un progetto che si chiama Rivending. Prevede, molto facile da realizzare, non ci vogliono neanche grandi investimenti, prevede l'utilizzo di contenitori specifici vicino alla macchina che hanno un coperchio con dei fori che sono delle dimensioni dei bicchieri, in modo che i bicchieri utilizzati possono essere impilati. Otteniamo tre risultati: la prima, lo spazio occupato del materiale di rifiuto all'interno di un sacco si raddoppia, si diventa del 150% in più. Abbiamo il colore differente del sacchetto, che in modo che l'IREN in questo caso possa selezionarlo senza fare nessun tipo di ricerca e consegnarlo direttamente al Corepla, saltando due fasi del processo attuale di riciclo. E l'obiettivo che ci poniamo è quello di poter riutilizzare al 100% il materiale usato per palette e bicchieri, per ricostruire palette e bicchieri in una perfetta economia circolare. Quindi a questo progetto hanno partecipato nella città di Parma, come dicevano, le istituzioni come il Comune, l'Università di Parma, le società private come Barilla per esempio, le società di gestione che si sono messe a disposizione, la FLO che è una società che produce monouso, e questo ha dimostrazione che è possibile fare sistema e si può raggiungere gli obiettivi che la direttiva ci dà. Quindi un messaggio che vorrei passare per chiudere il mio intervento, innanzitutto ringraziando le istituzioni e i politici che hanno aderito a questo convegno, è che salvaguardiamo per favore le eccellenze e le leadership che questo Paese ha, salvaguardiamo le imprese e i lavoratori che ci lavorano. E secondo noi la politica ha un obiettivo molto importante, ed è quello che sicuramente di migliorare la vita dei cittadini e soprattutto quello dell'ambiente, ma lo deve fare attraverso analisi tecniche, scientifiche, e attraverso questo cercare di evolvere e non, come diceva giustamente la signora Maglie, non distruggere con una direttiva o con un plastic free un intero sviluppo tecnologico e scientifico fatto negli anni. Grazie. Allora, vi dico come intenderei procedere.
Darei la parola a qualche altro rappresentante del mondo delle imprese e delle associazioni, perché ci forniscono delle informazioni preziose per proseguire il dibattito. Poi vorrei sentire, perché ci porta voci fresche di una battaglia fatta anche a Bruxelles, Elisabetta Gardini, e nel frattempo vi informo che il sottosegretario all'ambiente Vania Gava mi ha scritto che, facendo i salti mortali tra Commissione Ambiente, dove risponde sul DEF, e una conferenza stampa, sarà assolutamente qui prima delle 13. Quindi chiudiamo col governo, abbiamo anche il governo che mi sembra importante. Adesso do la parola a Gian Giacomo Pierini, che è il vicepresidente di Assobibe, che è un termine che mi è piaciuto perché è molto pop, ma poi dietro questo modo di essere pop, Bibe vuol dire bevande analcoliche, giusto? Prego. Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Io qui rappresento l'associazione che raccoglie l'industria delle bevande analcoliche in Italia, che è molto interessata al tema delle plastiche monouso, e adesso vedremo insieme perché. La nostra è un'industria, si è parlato tanto a questo tavolo di industria, è un'industria importante per il paese, che conta 100 stabilimenti distribuiti sull'intero territorio nazionale, che ha una filiera di 80.000 dipendenti, perché qui si produce, qui si vende, qui si acquistano materie prime. Siamo un'associazione che rappresenta piccole e medie imprese del Made in Italy e anche grandi multinazionali che sono presenti nel territorio anche da 100 anni. È un'industria che in questo momento sta combattendo tante battaglie. Abbiamo l'IVA tra le più alte d'Europa, abbiamo tra i consumi tra i più bassi di Europa, abbiamo un calo delle vendite a volume che è del 25% dal 2009, e abbiamo la battaglia sulla plastica. La plastica per noi è un, come dire, un, non possiamo farne a meno. Produciamo cedrate, chinotti, cole, acque toniche, tè freddi, prodotti che quotidianamente utilizziamo e che distribuiamo soprattutto in PET. Il 70% degli imballaggi che utilizziamo è il PET, abbiamo anche il vetro, abbiamo anche l'alluminio, però la plastica per noi davvero rappresenta una quota importante dei nostri prodotti. Il PET, ne abbiamo parlato prima, è una plastica ad alta qualità, riciclabile, che ha tantissimi vantaggi a livello industriale, a livello di distribuzione, e che quindi è al momento insostituibile rispetto al nostro business. Facciamo un po' di chiarezza però, perché quando apriamo i giornali leggiamo tante inesattezze, ma ci sono sempre due immagini in qualche modo che cappeggiano in questo momento: la tartaruga col sacchetto di plastica in testa e la bottiglia di un nostro prodotto abbandonato sulla spiaggia, come se in qualche modo quel sacchetto e quella bottiglia ci fossero arrivati da soli su quella spiaggia. Noi contribuiamo al problema in queste dimensioni. Quindi vedete come i rifiuti che noi produciamo, che noi mettiamo sul mercato, che poi diventano rifiuti, quindi packaging che mettiamo sul mercato, rappresenta l'1% delle plastiche immesse, e da alcune analisi il 6,3% dei rifiuti trovati sulla plastica. Quindi siamo causa del problema con queste dimensioni, e vogliamo essere anche però parte della soluzione al problema, e per questo abbiamo iniziato da anni a lavorare sul punto di partenza di quella che è anche il concetto di economia circolare, quindi la riduzione della plastica immessa sul mercato. Abbiamo sviluppato all'interno delle nostre industrie processi di lightweighting, quindi di riduzione della plastica in media del 20%, con picchi in alcune aziende sono un po' più in ritardo su questo, ma abbiamo ridotto l'uso della plastica al limite fisico, perché poi gran parte dei nostri prodotti sono frizzanti, quindi non è che possiamo togliere troppa plastica, sennò il prodotto non è più frizzante e non può più essere commercializzato. Certo, togliere la plastica significa abbattere i costi, ma significa acquisto della materia prima, ma significa anche altri costi che nascono dalla gestione di rotazioni più alte, perché più riduco la plastica che utilizzo per le mie bottiglie e più è corta la durata di vita del prodotto a scaffale. Quindi significa che poi i costi di gestione del magazzino aumentano enormemente. Allo stesso tempo abbiamo iniziato a introdurre, e la prospettiva è di crescere in quella direzione, plastica riciclata all'interno dei nostri prodotti. Quindi ad oggi
La plastica, dicevo, è insostituibile per diverse ragioni di marketing. Abbiamo dei packaging che sono richiudibili e la plastica in questa direzione è assolutamente perfetta. Come dicevamo prima, a livello industriale è un materiale che ha una serie di garanzie fortissime, è un packaging facile da gestire, leggero, che ha un impatto, come ricordava prima il Presidente Ciotti, sulla vita, sul ciclo di vita del prodotto, molto positivo per l'ambiente. Non voglio fare confronti con il vetro, perché noi utilizziamo anche vetro e per noi il vetro è importante, così come è importante l'alluminio, però se consideriamo il trasporto dei packaging, diceva prima il Presidente, noi possiamo trasportare 25.000 bottiglie di PET che arrivano nello stabilimento come preforme, quindi poi vengono soffiate all'interno dello stabilimento in un metro cubo di prodotto. Quindi ogni camion di vetro in realtà si può racchiudere in un metro cubo di plastica, oltre ovviamente alla facilità di gestione nella fase di produzione, alla sicurezza nel trasporto e alla facilità di gestione anche nei punti di vendita. Questo per fare un po' di chiarezza sulla plastica rispetto agli altri materiali, ribadendo che per noi sono tutti ovviamente materiali importanti che hanno ognuno una propria ragione d'essere in particolari contesti di consumo. Come è stato più volte detto, quindi io vorrei evitare di ripetere cose già dette, però non c'è conoscenza della discussione che sta avvenendo in Europa a livello locale. Assistiamo ogni giorno al proliferare di ordinanze comunali, regionali, che vietano l'uso delle bottiglie a monouso in plastica perché fanno riferimento a una normativa che evidentemente non conoscono, non hanno letto, non hanno capito, perché di nuovo vedere la foto della tartaruga col sacchetto di plastica in testa è più facile che leggere, studiare, informarsi, approfondire temi che richiedono un po' di attenzione e forse non siamo abituati molto ad approfondire in questo momento. Questo per noi è un problema. Poi a questa direttiva se ne associano altre che vietano la distribuzione dei prodotti in vetro nei centri storici o che limitano la distribuzione anche di vetro e lattine quando ci sono grandi quantità di persone. Non si capisce bene noi come possiamo portare i nostri prodotti con i secchi, come andiamo al punto di vendita a distribuirli. Questo non è chiaro. E la filiera che impatta, su cui questi interventi sporadici e scoordinati e confusi delle amministrazioni stanno già impattando, impatta su quel tipo di industria, su quella realtà economica. Come abbiamo ricordato più volte, ci sono delle dichiarazioni, delle intenzioni, delle aree che riguardano le bottiglie in PET, riguarda il contenuto di materiale riciclato, riguarda la riciclabilità dei prodotti, riguarda il tappo collegato alla bottiglia, che detta così sembra una cosa facile, ma in realtà è complessissima da organizzare, con investimenti ingenti sulla produzione e con un beneficio che è tutto da chiarire. Noi stiamo raccogliendo adesso dei dati, sembra che, dipende poi da diversi paesi, tra il 90 e il 95% dei tappi arrivino già legati alle bottiglie, perché banalmente, è capitato anche a me, uno beve la bottiglia, la schiaccia e la chiude con il tappo. Quindi bisogna capire qual è l'entità del problema, sicuramente l'entità dei costi per risolvere questo problema sono enormi, costi che ovviamente l'industria deve sottrarre ad altre voci. Su questo però noi siamo già avanti, quindi come industria abbiamo già assunto degli impegni che vanno nella direzione in cui sta andando la legislazione europea, in cui aspettiamo vada la legislazione italiana, tenendo conto delle difficoltà che sono state finora evidenziate, perché crediamo che sia dovere dell'industria partecipare a trovare delle soluzioni ai problemi che ci sono, soluzioni che devono essere graduali, che devono essere informate e che devono andare nella direzione trattata. Quindi già molte industrie che fanno parte della nostra associazione hanno il 100% del packaging riciclabile, ne mancano veramente poche e da qui a brevissimo lo saranno tutte. Già adesso si utilizza e si utilizzerà sempre di più il recyclable PET all'interno dei nostri packaging, c'è anche un problema di quantità e di approvvigionamento che speriamo si risolva e già adesso siamo a fianchi dei consorzi per sostenere la raccolta e il riuso dei prodotti, il riciclo dei prodotti. In questo va detto c'è un ambito di educazione che è importante da considerare, perché anche il consumatore fa parte di quel concetto di economia circolare, perché ricordo quel sacchetto non si è suicidato buttandosi in mare, ma qualcuno ce l'ha messo.
Quello che auspichiamo come industria ovviamente è che si applichi il buon senso nell'implementazione della normativa, che si tenga conto della realtà, che si tenga conto dei materiali che stiamo utilizzando, che si lavori in armonia con la legislazione europea, quindi senza inutili fughe in avanti in un paese come il nostro, che più di altri è esposto alla tematica, che si tenga sempre presente che quando si parla di plastica si parla di posti di lavoro tra chi la produce la plastica, ma anche tra chi la utilizza la plastica, come facciamo noi, e chi poi la vende nei punti di vendita, che sostenga quindi anche le imprese nella crescita, nel miglioramento, nel raggiungimento di quegli obiettivi che ci siamo dati, valutando però l'impatto a 360 gradi, quindi approfondendo il tema, non parlando per slogan o per immagini, perché è facile, la comunicazione lo sa che è molto forte, ma non è probabilmente il modo corretto. E poi ci sono fenomeni che stanno nascendo in giro per l'Europa che mi hanno molto colpito. Settimana scorsa ero in Norvegia, mi dicono di una legge che dovrebbe da qui a breve vietare la vendita di vini di un valore minore a 15 euro in vetro, ma saranno obbligati a venderli in PET. Quindi diciamo, se il mondo sta andando in una direzione bizzarra, ecco, è importante analizzare i problemi, approfondirli, trovare delle soluzioni che consentano di arrivare a quegli obiettivi senza distruggere e devastare importanti settori industriali del Paese. Grazie. Posti di lavoro, sentite che è un termine che ricorre in continuazione perché è poi una delle questioni centrali ed è veramente incredibile che si possa frettolosamente dimenticare questo aspetto quando poi si fanno continue osservazioni, anche critiche, sulle crisi economiche dell'Occidente, sulla difficoltà di produrre, sulla difficoltà di tornare ad avere quell'ascensore sociale che è stata la grande forza e la grande caratteristica della nostra nazione negli anni 60, 70, 80 e poi a un certo punto si è interrotto bruscamente e con iniziative frettolose, oltre che interrompersi, muore per sempre. Continuiamo con questi interessanti contributi. Adesso abbiamo Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi confesso che ascoltando il dibattito con attenzione su cose che ovviamente conosco molto bene, anziché esaltarmi mi sono un po' buttato giù. Mi sono buttato giù, non mi va di parlare, perché ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di ignoranza, strumentalizzazione, demagogia. A me è piaciuto molto l'intervento di Maria Giovanna Maglia all'inizio, da donna libera, perché una persona libera l'ha dimostrato, no? Come libera anche Elisabetta Gardini, col cui staff ho collaborato non direttamente con lei, perché non cerco visibilità politiche, venendo da una famiglia di alta tradizione politica, che, grazie alla quale abbiamo avuto delle leggi sociali molto importanti. Ma faccio un altro mestiere. E a me mi disgusta tutto questo, perché la nostra industria, l'industria che io rappresento, è un'industria che lavora sui temi della sostenibilità da molti anni. Forse ha sbagliato a non comunicarlo, perché oggi si vive nel mondo della comunicazione. Noi abbiamo ridotto il peso del 40% delle bottiglie di plastica, non lo dice nessuno. Abbiamo fatto un'altra cosa. Dovete sapere che fino al 2010 in Italia c'era un decreto ministeriale che vietava l'utilizzo di plastica, di PET riciclata nella fabbricazione di nuove bottiglie. Abbiamo chiesto ed ottenuto il decreto che abrogasse quel divieto. E come abbiamo voluto fare? Ci abbiamo messo 2 anni, abbiamo stipulato una convenzione di studio con l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo girato l'Europa, siamo andati a Lione, all'AMCOR, abbiamo visto i sistemi, abbiamo chiesto il decreto. Se non eravamo noi a promuovere, oggi ancora l'Europa prevede di farci utilizzare la plastica riciclata, che già lo facciamo peraltro, non abbiamo bisogno dell'Europa. Ma non si sarebbe potuto fare. Quindi l'industria c'ha bisogno di tempi, c'ha bisogno di soldi per investire. Il dibattito che oggi si sente parlare di plastiche e bioplastiche sono mezze chiacchiere, ci sono gruppi che lavorano,
che studiano, ma ancora non ci siamo, sicuramente ci arriveremo, non si sa quando, ma lasciamo lavorare l'industria, piuttosto evitiamo che queste tematiche così delicate diventino un improprio strumento di concorrenza tra imprese. C'è qualcuno che si vanta di fare la bottiglia biodegradabile o biocompostabile, vero? Non è biodegradabile, è biocompostabile. Poi voglio sapere dov'è un centro di compostaggio, non dico a Roma dove non c'è neanche un centro di raccolta, insomma, perché viviamo in una, non lo so, fuori dal mondo. E poi che cosa succede? Che magari fa 3, 4, 5 milioni di queste bottiglie e poi fa 1 miliardo di bottiglie in PET. Io questo lo trovo dal punto di vista della concorrenza imprenditoriale, lo trovo una degradazione di questo sistema demagogico. Queste caraffe qua a me non fanno per niente piacere, perché sono anch'esse frutto dell'atteggiamento demagogico. Io alla signorina Greta gli offrirei molto volentieri quest'acqua. E mentre io sto parlando di cose serie che mi fanno anche arrabbiare, là dentro c'è chi si sta divertendo e sono i batteri, lati lover, che si stanno divertendo. Bravo. Perché io vorrei analizzarla quell'acqua là e vi vorrei far vedere l'attività sessuale di quei signorini lì. Questi sono i temi. Poi andare a scuola. Al Ministero Tizio mettono le caraffe, le borracce di alluminio riciclabile, fatte da chi? Dal CIAL, cioè il consorzio che con noi sta nel CONAI. Dov'è il presidente del CONAI? Non è lui, è un altro. Cioè, a quelli gli tagli le mani. Cioè, ma tu che fai? Fai concorrenza a noi facendo le borracce di alluminio riciclabile, no? E non vi sto a dire che ovviamente nella borraccia di alluminio riciclabile non ci metterai mai l'acqua minerale, ci metterai l'acqua di rubeto. Grandissimo rispetto per la qualità dell'acqua di rubeto, ma è un'altra acqua. L'acqua minerale e l'acqua di rubeto sono acque, come ha scritto un magistrato in un'ordinanza che ha accolto un nostro ricorso, ontologicamente diverse, perché una è pura l'origine batteriologica, l'altra è casomai purificata, cioè è trattata e disinfettata. E quando promuoviamo le borracce di alluminio riciclabile, ma qualcuno si è chiesto che problematiche igienico-sanitarie possono recare? Vi immaginate uno che si attacca a una borraccia per una settimana, quindi beve cosa dentro, senza, ma il problema, allora, la sostenibilità è un grande problema, ma forse prima viene anche il problema della salute e dell'igiene, no? Tutto questo viene trascurato, tutto questo passa sopra a tutto, perché? Perché viviamo nella massima disinformazione, ignoranza e soprattutto demagogia, sono tutti atteggiamenti demagogici che vogliono far presa sul consumatore, che attenzione è molto meno stupido di quello che si ritiene, perché il consumatore italiano si è fatto furbo, non solo legge l'etichetta, ma sa benissimo che questo dibattito è un dibattito pompato demagogicamente. Noi dal 1 gennaio stiamo ancora crescendo come mercato, dopo essere cresciuti nel 2017 dell'8%. Quindi la nostra è un'impresa florida, è un'impresa che fa un prodotto, fa in bottiglia, perché noi imbottigliamo un prodotto che è diventato un fiore all'occhiello del made in Italy italiano. Noi ne esportiamo 1,5 miliardi di litri, con un saldo attivo sulla bilancia dei pagamenti, solo in una sede istituzionale, queste cose dovrebbero interessare, di 500 milioni, poco, ma sono 500 milioni. Stiamo raggiungendo la Francia, che ha un saldo positivo per circa 600 milioni. Quindi noi andiamo avanti, però ci arrabbiamo tutti i giorni, apriamo il giornale e lo leggiamo di tutti i colori, addirittura adesso ci sono i comici che ci si mettono a prenderci in giro, a parte Grillo, che non so quanto ancora faccia il comico, che ha fatto un post, una cosa pazzesca, ma c'è anche un comico che vi segnalo, perché è divertente, che l'ho visto su C-Sud, Rai Sud, come si chiama quello spettacolo che fa la Rai? Made in Sud. Uno che dice, ma pure a Napoli stiamo facendo plastic free lungomare, però ci sta qualcuno con un bicchiere di plastica,
e poi finisce di indumare. Il problema non è un bicchiere nella mano del consumatore, il problema è a me che te ne rinda capa. Cioè, dice, il problema è che quello del bicchiere non lo può buttare in mare, non lo deve buttare in mare. E allora qui il nostro appello, il nostro lavoro cos'è? Qui ci sono dei soggetti che si nascondono, in primis comuni e regioni, perché è vero che attraverso il sistema Coneco Repla stiamo lavorando molto, ovviamente, come ha detto giustamente l'ingegner Ciotti, più aumenta la raccolta e più noi dobbiamo pagare il CAC, questo acronimo terribile. Tenete anche conto che a seconda del prezzo di mercato della materia prima, questo CAC va dal 10 al 15 al 20-25% del prezzo, cioè non sono pochi soldi. Ma oltre a questo problema qui specifico, noi dobbiamo anche insistere e lavorare perché in città, ma insomma a Roma ha 20 municipi, no? Mi risulta che nell'undicesimo facciano la raccolta, poi non lo so se la fanno. Io abito ai Parioli, che a Roma, stai ai Parioli, Parioli. Io ho 4 cassonetti pieni di roba, con 4 gabbiani che la mattina, se non sto attento, mi mordono pure sul collo. Giganteschi. Giganteschi, non sono, cioè, sono aquile. Aquile. Va bene? Allora, questi sono i problemi. Allora, questa gente qui, venisse nell'industria a vedere come lavoriamo noi, l'attenzione che mettiamo alla sicurezza, l'attenzione che mettiamo alla sostenibilità. Sulla sostenibilità, ci dobbiamo mettere d'accordo una volta per tutte, come quei medici, quei dietologi che vanno da Vespa e ognuno ne spara una, no? Ah no, la dieta è basata sul controllo delle calorie. No, ma che dice? È basata sul picco insulinico, no? Allora, la sostenibilità su cosa si basa? Mi pare di sapere che si basi sull'emissione di CO2 prevalentemente, no? Vi ricordate il buco nell'ozono? Pare che questo buco si sta richiudendo, no? Perché non ne parla più nessuno, il buco si sta richiudendo. Allora, se uno dei parametri importanti è l'emissione di anidride carbonica, il ciclo della plastica è il meno inquinante, è il meno inquinante per il peso, per la leggerezza, per il fatto che abbiamo sgrammato nel corso degli anni, perché altri materiali si producono a temperature elevatissime, il vetro si produce a 1700 gradi in alti forni, viaggia a vuoto, viene riempito, ritorna pieno, è pesante. Cioè, ma una volta per tutte vogliamo chiarire questi punti? La sostenibilità passa attraverso il controllo dell'emissione del CO2, sì o no? Allora, di cosa stiamo parlando? Poi arriva l'Europa. Ora, è strano, no? Che in una situazione italiana, dove tutti ce l'hanno con l'Europa, non c'è forza politica che ogni giorno non la bacchetti, il Berlin è una cavolata, per non parliamo, ci obbligano a... Cioè, fanno una bozza di direttiva, perché non è ancora approvata, va in Consiglio Europeo il 16 maggio per l'approvazione, e fino al 16 maggio qualcosa potrebbe anche cambiare, no? Forse. E tutti la cavalcano anzitempo, anzi, parlano, noi anticipiamo la direttiva europea che è stata approvata. Ma dove è stata approvata? Ma che cosa anticipi? Allora, delibera balneare 2019 della Regione Puglia, negli stabilimenti balneari è bandita la plastica, piatti, bicchieri, posate, bottiglie di acqua minerale in plastica che non abbiano il tappo attaccato, il tethered cap. Cioè, ecco, l'Europa la prevede come misura, poi è una misura, non so come la possiamo definire, è una grande cavolata, perché le bottiglie che tornano dalla raccolta di PET hanno il 90%, 95% hanno il tappo, perché il consumatore cosa fa? Le consuma, poi le schiaccia, le tappa, chiude l'aria e quindi torna il tappo. E attenzione, il tappo è un PET ad alta densità, si ricicla, ma non si può riciclare insieme al tereftalato, perché se no il riciclo si inquina, non si può fare, ma quindi è materiale buono. Allora, questi sono i temi, e anticipano queste cose qui, cioè loro anticipano la direttiva europea, che peraltro da tempo 3-4 anni per trovare la tecnologia del tappo attaccato, perché tutto sta nel fatto che una volta che tu sviti il tappo, quando versi l'acqua il tappo non vada sull'acqua e quindi l'acqua esce fuori, perché questa è la tematica, no? Vedremo, noi ci stiamo studiando, l'industria dei tappi con cui sono in contatto ci sta studiando, sta lavorando anche
a livello di UNI, come si chiama, a livello europeo, su, che fa delle direttive, delle normative. Speriamo soltanto che da qui al 16 maggio il Consiglio non obblighi questi organi di autodisciplina a suggerire all'Europa di adottare normative tecniche specifiche, cioè norme, per cui la forza Newton per aprire il tappo dovrà essere pari a... figurati, io vado, apro una bottiglia, corro subito ai carabinieri, non c'è la forza Newton, causa, perché questo si porta a fare. Allora, tutto questo non solo è illogico e irrazionale, ma la cosa che stupisce è che viene cavalcata, come qui dentro, in questo palazzo, a 400 metri, in Montecitorio, si contesta l'Europa tutti i giorni e poi ci si beve questo bibitone, come possiamo definirlo, variegato, contaminato da spinte, ideologismi, perché qui c'è tutta l'ideologismo che circola nel web, no? L'isola di plastica che è grande, il doppio della Francia, che galleggia non so dove, ma non galleggia propriamente, perché sennò sarebbe stata scoperta, galleggia 20 centimetri sotto il livello del mare, cioè Galilei si ribalta nella tomba, no? Galilei dice, ma come? È possibile che galleggia a 20 centimetri sotto? E poi, come è stato detto, viene alimentata da 10 fiumi, non ce n'è uno europeo. Ma vi faccio un altro esempio. Un'università americana fa uno studio sulla presenza di microplastiche nelle acque minerali e nell'acqua potabile. Tema che noi conosciamo, stiamo studiando da anni, è un tema molto complesso. Questo studio viene dato alla stampa in Italia in occasione della giornata mondiale dell'acqua l'altro anno, dopo 3 anni che era uscito, guarda caso, la tempestività, giornata mondiale dell'acqua, microplastiche. Lo studio arriva a dire che ci sono microplastiche utilizzando una metodologia che non è scientificamente validata, cioè ditemi qual è il sinonimo, l'opposto, il contrario di validato. Una cavolata, cioè non lo so. Che cosa dicono loro? Abbiamo utilizzato un reattivo che si chiama Rosso Nilo, Red Nile, il quale lo utilizza e colora di rosso quello che colora è tutta microplastica. Ma che dite? Io l'ho comprato il Rosso Nilo, sono andato a cercarlo, costa 500 euro 0,5 a grammo, una cosa del genere. L'ho comprato, l'ho portato all'Università La Sapienza di Roma, ho fatto fare il test, era tutto rosso. Ma perché? Perché colore rosso? Perché ci sono microplastiche nell'ambiente, perché ci sono microplastiche nell'apparecchio. Cioè, analisi del genere necessitano di metodiche validate dalla comunità scientifica per essere definite analisi scientifiche, devono essere ripetibili. Ripetibili. Cosa vuol dire? Che qualsiasi laboratorio del mondo utilizzi quella metodica, trova quel numero di microplastiche. Tutto ciò non esiste, eppure ci hanno ammorbato con queste microplastiche nell'acqua, eccetera. Certo che c'è un problema, ma quando l'altro giorno ho letto che sulle le cascate del Cervino, all'origine del Cervino, hanno trovato microplastiche, allora adesso un articolo di ieri delle Figaro, microplastiche non so in quale monte della Francia, ma certo. Ricordo solo che l'industria tessile sintetica ha 85 anni. Potete immaginare che cos'è lo scarico di una lavatrice? Ormai non posso più dire del ceto operaio che ha le tute di plastica. Ma nostre, noi viviamo di pile, di plastica. Chi è che di noi non ha una tuta di pile dove va a fare jogging? Addirittura l'Oro Piana ha creato lo Storm System, ha brevettato lo Storm System, che è una fodera, un interno di giacconi, fatto da... incrocio di fibre di cashmere con pile, cioè con bottiglie di plastica, non questa, riciclate, va bene? Allora ci sono impieghi nobilissimi del PET, oltre a tornare a fare il bottle to bottle, no? Poi c'è l'ultimo tema, l'avete già toccato, ma sto PET riciclato dove sta? Cioè, noi saremo obbligati a mettere il 25% entro il 2025 e il 30 entro 2029. Ma dove lo troviamo sul PET riciclato? Non ce n'è di PET riciclato, c'è, ma ce n'è pochissimo. Ce n'è pochissimo. Allora qui andiamo a prendere impegni, andiamo a ratificare previsioni
quando sappiamo che sarà molto difficile realizzarlo, ma non per la tecnologia, ma per l'offerta che c'è sul mercato. E poi c'è un ultimo dettaglio, lo ha indirettamente detto prima, mi pare, l'ingegner Ciotti. Se noi andiamo a prendere il riciclato dalla Cina, a noi i NAS ci fanno chiudere il giorno dopo. Non so se mi rendo conto, perché noi abbiamo anche un problema di sicurezza alimentare, che per noi è il primo problema vis-à-vis del consumatore, è la sicurezza alimentare. Allora, io vi ringrazio, vi invito a bere questa roba qua. E allora, Ettore Fortuna aveva esordito dicendo di essersi depresso, di avere poca voglia di parlare, poi ci ha dato due o tre dritte di quelle fulminanti, d'altronde lui è uno, come posso dire, con una storia talmente ricca, dall'aver diretto la borsa, non essersi messo paura delle Brigate Rosse, che possiamo anche sapere perché è così interessante quello che dice. E due cose, una cosa mi voglio sottolineare più di tutte, quando dice che della supinità, della piaggeria, dell'atteggiamento generale, con eccezioni naturalmente, rispetto all'Europa e ai diktat europei, a questa maggioranza di consenso che si vuole per forza mantenere, per cui una direttiva non ancora votata già, per ragioni secondo me e di piaggeria e di propaganda certe volte, viene ripresa e addirittura aumentata, addirittura incoraggiata a livello locale, senza che ve ne sia ancora la necessità. Che tipo di incultura manifesta questo e che tipo di mancanza di dibattito e di educazione? Adesso io devo dare la parola, lo ringrazio, devo dare la parola al senatore Arrigoni, Paolo Arrigoni, che fa parte per la Lega della Commissione Territorio e Ambiente, perché anche lui poi deve lasciarci, ed è così, ringraziamo i politici che oggi hanno lasciato l'Aula e le commissioni per venire da noi, prego. Sì, grazie, un buongiorno a tutti e un ringraziamento a Farambiente, a Corepla, a Union Plast e a Confida per aver organizzato questo convegno e grazie per l'invito. Allora, la direttiva plastica monouso, sottolineiamolo, rientra nella più ampia strategia europea della plastica nell'economia circolare. E quindi incominciamo subito a dire che in questa strategia la plastica viene considerata importante in diversi settori perché è un materiale leggero e innovativo nelle costruzioni delle automobili, negli aerei, e questo consente di ridurre il consumo di carburante e di emissioni di CO2. È un importante materiale di isolamento nell'edilizia e questo aiuta a risparmiare energia. E sappiamo bene quanto l'efficientamento energetico è importante ed è uno degli obiettivi principali, se non il principale, nel piano di transizione dell'economia circolare. La plastica è importante negli imballaggi che garantiscono la sicurezza dei generi alimentari e questo consente anche una riduzione del rifiuto alimentare. Allora, anch'io concordiamo come Lega che il recepimento sostanzialmente in Italia in anticipo di questa direttiva sulla plastica attraverso l'operazione Plastic Free è l'ennesima riprova che in Italia molti vogliono fare i primi della classe mettendo alla gogna questa plastica. Peraltro lo dico anche dal sindaco, facendo delle ordinanze che per oltre il 50%, leggevo prima un articolo, sono considerate illegittime. Allora la Lega sul tema, ma comunque in generale lo ribadisco, ha un atteggiamento pragmatico, l'ha avuto, non ha un atteggiamento ideologico. Siamo per la tutela dell'ambiente, ma siamo anche per la tutela di un comparto importante italiano che rappresenta il 40% di produzione all'interno dell'Europa, che conta 3.000 dipendenti a cui noi pensiamo con particolare attenzione, un fatturato di 1 miliardo di euro all'anno che non possiamo assolutamente trascurare, così come non vogliamo assolutamente trascurare la tutela dell'ambiente. Allora
qualche premessa, qualcuno che è intervenuto prima di me l'ha detto, ma lo ridico anch'io e me lo voglio ricordare. Allora, diciamo dei dati che sono inconfutabili: il 95% della plastica disperso nel mare, il cosiddetto marine litter, viene da 10 fiumi che sono extraeuropei. E un altro dato importante che ci viene fornito nei produttori italiani di stoviglie monouso in plastica, che lo ricordo rappresentano il 40% della produzione europea, ci dicono che le stoviglie monouso in plastica europee incidono per meno del 3% della plastica usata solo per gli imballaggi. E allora, se questo è vero e pare che gli stessi produttori di stoviglie monouso italiane hanno commissionato uno studio life cycle assessment, cioè sul comparativo asseverato e mai confutato, che dimostra che l'impatto ambientale delle stoviglie monouso in plastica è sì superiore a quello delle stoviglie riutilizzabili, ma mediamente inferiore a quello di monostoviglie alternative, a torto recepite, più sostenibili. E ci domandiamo e dobbiamo chiederci seriamente: siamo così sicuri che i prodotti monouso in materiali alternativi a quelli in plastica riducono la dispersione dell'ambiente e i danni dall'ecosistema? E quindi un approccio pragmatico avrebbe dovuto consentire di favorire, ove possibile, le stoviglie monouso riutilizzabili, favorire scelte basate su dati oggettivi, sostenere e incentivare il riciclo delle plastiche e soprattutto educare al senso civico la popolazione del nostro paese. In tal senso, come gruppo della Lega al Senato, abbiamo voluto fortemente, appunto per sostenere questo comparto produttivo italiano importante, promuovere e ottenere la votazione di un emendamento in legge di bilancio, l'1.2448, che è diventato legge attraverso il comma 802, che di fatto introduce una fase transitoria, consente alle imprese italiane di potersi riorganizzare in 5 anni, di riorganizzare i propri sistemi, cicli produttivi, di mettere degli strumenti di sostegno a favore, da parte del legislatore, a favore di queste imprese, e di produrre quella sensibilizzazione importante che in qualche modo devono recepire i nostri cittadini. Quindi, in sostanza, il comma 802 della legge di bilancio prevede, in via sperimentale, su base volontaria da parte delle imprese, l'adozione da parte dei produttori di prodotti in plastica monouso di misure dirette a rafforzare la raccolta differenziata attraverso l'adozione di modelli che consentano il riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile, con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime e seconde nel ciclo produttivo, e l'impiego massivo anche delle plastiche biodegradabili. E per l'attuazione di questa norma in legge di bilancio abbiamo previsto anche una somma esigua, ma ancorché importante, di 100.000 euro per sostenere questa importante sperimentazione. Dopodiché il nostro ruolo non si è esaurito attraverso l'introduzione di questa misura in legge importante. Come gruppo Lega in Senato abbiamo anche chiesto in Commissione 13esima Ambiente di avere un affare assegnato che entrerà nel vivo nel mese di maggio, dove vogliamo che venga realizzato un ampio dibattito e confronto con tutti gli stakeholder del settore, perché certi atteggiamenti demagogici vengono meno, perché le decisioni del nostro Paese possano essere sostenuti da dati scientifici e non dalla ideologia imperante. Detto questo, io mi auguro che in questa fase, che partirà, ripeto, a maggio o giugno, i produttori
siano essi quelli delle plastiche tradizionali, ma anche quelli che da tempo hanno investito e stanno investendo sulle cosiddette plastiche biodegradabili o biocompostabili, non facciano la guerra fra di loro, ma si mettano insieme per il bene del sistema produttivo italiano. Questo è un approccio che noi come Lega auspichiamo e rivendichiamo con orgoglio, che misure concrete a difesa del comparto le abbiamo pensate e introdotte nella legge di bilancio e anche nella commissione 13ª del Senato. Vi ringrazio.